Ciao a tutti, benvenuti o bentornati. Abbiamo incantato il nostro tridente con risacca. Se trovo un impallamento 4 lo porto a 5 così diventa OP. E approfittiamo di questo per andare a fare un giretto. Come saprete, risacca permette in acqua di fare questo, diciamo, movimento e permette anche di volare senza razzetti quando piove. E poi mi sono accorto anche dal Nether che sono andato in tutte le direzioni tranne che verso est. Verso est non ci sono andato. E quindi ho pensato, oggi vado verso est perché siccome devo fare una build sospesa, tipo una farma di creeper perché sto finendo la polvere da sparo. E mi servono un po' di impalcature e magari che bella animazione. Magari se vado verso est trovo un bioma, per esempio a Mesa non l'avevo mai trovata, e magari trovo la giungla o la giungla di bambù meglio ancora, perché mi serve un po' di bambù almeno me lo inizio a farmare e ci faccio. Guarda, anche il deserto non l'avevo visto, non è che c'è un tempio. Però nel deserto non piove, quindi devo usare i razzetti nel deserto. Oh, vedi, pure la giungla, vedi, stavano tutti da qua i biomi. Allora, nel deserto ci faccio una volatina giusto per vedere. Mazza, giungla e deserto attaccati. Giusto se vedo un tempio. Magari trovo. Eccolo. Allora, c'è due cose interessanti da fare qua. Ma questo è il tempio del deserto. C'è due cose interessanti da fare qua. Allora, il cannocchiale devo avvistare un pappagallo e la spazzola se trovo. Oh. Non mi devo distrarre che qua i mob mi sono sempre allerta. Un secondo solo. Allora il creeper come aspettava di farmi esplodere, il maledetto. La cosa brutta della giungla è che è tutto verde e non ti accorgi del creeper. Intanto cerchiamo di capire che è questo. È un tempio del deserto o è qualcosa di strano? È un pozzo. Boh. Non avevo mai visto questa struttura. Quindi qua se vedo un pappagallo o devo guardare col cannocchiale. Oppure trovare del bambù. Non mi ricordo se il bambù c'è anche nella giungla normale o solo nella giungla blu. Sì, che c'è, eccolo qua. Dai, che questo si farma. Siccome de canne da zucchero ce n'ho tante, posso anche riciclare quella farma e togliere le canne di bambù, cioè tolgo le canne da zucchero, metto le canne di bambù e il cacao. Se prendo un po' di cacao, un po' di canne da zucchero e adesso magari butto giù un albero non troppo grande e me prendo i sapling. Così mi posso piantare e qua non c'ho proprio neanche più motivo di tornarci. Tanti rampicanti mi pare che già ce l'ho. Bambù. Ma che è già notte? No. Un'altra cosa per cui è comodo il tridente con risacca è che quando stai in acqua, che magari resti così e non puoi partire con l'elitra, con risacca sì. Fai così, te li trovi in volo. Aspetta, sono partito male. Quello sono tutte canne del bambù. Fai così.
voli. Ma di che è un bioma foresta del bambù così piccolo, proprio minimale? Bambù jungle, sì. È nato sto bioma. In questo pezzetto così piccolo ci potrebbe spawnare il panda. No, non le tolgo tutto, dai, qualcosa le lascio così poi ricrescono. Mi sa che manco c'ho bisogno di farmarle. Comunque ero uscito per cercare il bambù, ho trovato subito il bambù. Gita breve, creeper che rompe il ca, lo zombie del deserto che rompe il ca, tutti che rompono il ca, dai, dove state? Tu qua, tu là. Vedi, proprio i loot che mi servono sto a trovare, ovvero quello è il tempio sottomarino, ammazza, abbiamo trovato tutto. No, mi sa che è un po' che non dormo. Se pioveva mi facevo neri. Rischia. Sto rischiando perché quelli sono fastidiosi. Vediamo un po' se dall'acqua riesco a ammazzarne qualcuno. Gli otterò l'acqua, prende un sacco di danno. L'ho preso? In acqua li posso affrontare. A posto. E li abbiamo gestiti anche questi. Dicevamo. Tanto qui. Sono spawnati scheletri su scheletri. Che fanno i balletti. Una volta c'avevo praticamente su un server, abitavo una casa proprio ai margini del deserto, che c'era il muro di casa mia e poi tutto questo deserto. Dietro il muretto non facevano altro che spawnare creeper a tutto spiano. E pensa, lì ci ho fatto la farm di dischi. Ma quasi quasi la rifaccio. Del bambù mi sembra che ne ho preso abbastanza. Facciamo una cosa. Che cos'è che non mi serve? Le ossa, la terra e la sabbia. Mi rimetto queste. Faccio un rapido giro qua per i corallo. Lì luce che è lava o villaggio? Villaggio? Faccio un attimo una tappa lì nel villaggio. Carino sto posto, no? Adesso per colpa mia il golem dovrà lavorare. Povero villaggio, vivevano oh, aspetta, vivevano in pace nel deserto e gli ho portato io il caos. Ce la farà un golem da solo? Dov'è il pozzo? Dov'è il pozzo? Eccolo. Ma infatti, ma se vado a dormire, c'è il tuo letto?
Vediamo se sta lontano. Niente. Se mi prestate il letto faccio passare la notte. Guarda che bel villaggio. C'è pure il cammello. Se prende il cammello. Voglio il cammello. Lentissimo. Dai. Oh. Buongiorno signor villaggero, lei è senza mestiere? Che belli i cammelli. A posto, il golem da solo se l'è cavata. Non vedo zombie villager. Lo scheletro fa coniglio crudo, scemo del villaggio. Bello fatto così. Che c'è? C'è rimasto uno scheletro? Chi me sta età? Eccolo. Guarda dove sei rintanato. Ti sei nascosto pure dal golem. Sei furbo per sé. Uno scheletro. Un libro, due cactus. Non manco di saccheggiarlo sto. Manco da lavoro. Casa è tutto uguale, però è carino, dai, il villaggio del deserto. Non riesco a distinguere se nelle case ci sono o meno, però va bene. Questo? Viste tutte? Anzi, io sono di notte, come si vede subito il villaggio per la luce. Vabbè, ho dormito, ho fatto passare la notte, non ho fatto passare i creeper, maledetti. Però dicevo, il bambù l'ho preso. Mi devo rimettere le litre. Volevo vedere se c'era un tempio. Un altro villaggio così vicino. Pensa che bel desertone che ho trovato. Peccato che non c'ho tanti razzetti. Portale abbandonato e villaggio più grande questo. Damo prima il portale abbandonato che facciamo prima. Praticamente niente. Vabbè. E villaggetto. Ci sarà qualcosa di interessante? Pensa com'è grande. Partiamo dal basso, così non ci perdiamo. Qui c'è una scaletta. Ah, bella sta casa, molto carina. Proprio molto sicura da molta protezione da eventuali aggressori. Ok. Contadino. Tutti
tutti cartografi qua. Volevo cercare il tempio perché lì potevo trovare la sabbia quella sospetta. A proposito, non è che questa sabbia sospetta, o questa arenaria. Aspetta. Sabbia e sestola, ok. Sabbia sospetta è una sabbia che se sta vicino all'altra sabbia si vede che è diversa. Io sti due cammelli mi vorrei portare a casa. Cosa non c'entrerebbero niente. Gatto bianco e nero mi sa che mi manca. Non c'è il pesce però. Vedi come ti sposti dalla tua comfort zone, la roba che trovi. Villaggio. Piano dei cactus. Ma ormai cactus ce l'ho. Qua non mi servivano. Dove eravate? Poi. Addirittura il piano di sopra di questa casa. Ah, che è qua la torre. Praticamente niente. I porci che bevono. E qui finisce il villaggio. Se ci fosse del pesce lì che posso catturare a mano, tipo il salmone, mi addomesticherei sti gattini. Vediamo un po' se c'è un po' di pesce. Oh, ho sbagliato. Devo cercare di ghilarli col tridente perché con la spada di cocio o anche con l'ascia. Ma c'è il tridente che è fatto apposta per il combattimento acquatico. Poi pure con palamento 5 mi immagino che shotterò i pesci, no? E su. Sono un maestro della pesca col tridente. Ok, 13 pesciolini, spero che bastino per addomesticare quei gattini. Razzetti ce n'ho ancora, anche se so pochi. Iniziamo proprio da inizio. Oh, ma stavo a morire per... Guarda quanto sto poco, perché per l'atterraggio? Oh, forse avevo preso già danno. Vediamo se riesco a domesticare qualche gattino. Intanto che mi riprendo l'energia. Gatto siamese. Molto resistente. Poi un europeo, eccolo. Tutti resistenti sono sti gatti. Due. È rimasto solo quello bianco e grigio. Che sta già tornando la notte. E quanto dura il giorno? 5 minuti. Ultimo pesce, niente. Questa è la casa del tagliapietre.
Questa è la torre di prima. No, voglio dormire io. Allora, Tempio del Deserto non l'ho trovato, ma qua penso che ci tornerò. Se... Che bell'alto piano, sembra quella casa mia. Dove si gatti riescono a seguirmi? Devo cercare di non volare troppo veloce. Se non volo troppo veloce dovrebbero riuscirci a teletrasportarmi su dietro. Là c'è la mensa. Ok, allora, che facciamo? Volevo avvistare un pappagallo, però forse conviene portare a casa sti gattini. Ce la fanno tanto. Porto a casa sti gattini e poi magari torno qui per vedere se trovo un tempio del deserto, avvistare un pappagallo nella giungla e se trovo un tempio del deserto per la sabbia polverosa, non mi dispiacerebbe.